leggete Amazon, giusto? Tutti avete comprato su Amazon, suppongo. Qualcuno di voi prima di comprare su Amazon ha fatto una ricerca con delle recensioni, ha trovato un blog che parlava di un prodotto e magari ha cliccato sul link che c'era il prodotto per andare su Amazon. Se dopo quel click voi avete acquistato il prodotto, il proprietario del blog ha guadagnato, ok? Perché vi ha fornito un servizio, vi ha spiegato perché era un buon prodotto quello che stavate cercando, perché non era buono, magari ve ne ha consigliato un altro, e Amazon paga chiaramente questa persona per aver inserito quel link. Stessa cosa succede con Booking, quindi se voi anziché andare direttamente da booking.com cercate ad esempio migliori B&B a Catania e trovate un blog dove vengono segnalati solo i migliori 5, cliccate su quel link e poi prenotate, al proprietario del blog viene riconosciuta una commissione. Questo è il marketing di affiliazione, banalmente. Quello di cui voglio parlarvi oggi, quindi ho fatto questo blog, questa case history, dopodiché ci ho scritto un libro che si chiama Da 0 a 30.000 euro con un blog in 10 mesi, che ho pubblicato nel 2017 in self-publishing, significa che non c'è dietro una casa editrice, ma che l'ho pubblicato da solo. Ho venduto più di 1.000 copie in un anno. Il libro si può acquistare chiaramente solo su Amazon, io ne ho portate qua 5 copie se qualcuno lo vuole, e per i ragazzi di MAD ve lo vendo, fra virgolette, a 15 euro anziché il prezzo di listino è circa 30 euro, per adesso su Amazon è a 22, oscilla in base alla quotazione del dollaro. Aperta e chiusa parentesi, quello di cui vi voglio parlare oggi, che è la cosa più importante quando andate a fare un progetto online, che sia un blog, che sia un e-commerce, che sia un sito, il primo obiettivo del sito non è quello di generare visibilità, quindi semplicemente di avere 1 milione di visitatori e dire ho 1 milione di visite, perché se hai 1 milione di visite hai anche dei costi per la gestione dell'hosting, che non è più l'hosting da 50 euro l'anno, 100 euro l'anno, ma ci sarà dietro un server perché il sito deve essere veloce a caricare, tutta una serie di caratteristiche. Di conseguenza la prima cosa che dovete avere in mente quando create un sito o un blog, ed è fondamentale, è che chiaramente in qualche modo lo dovete monetizzare, o perché vendete dei prodotti, o perché vendete dei servizi, o perché vendete voi stessi, ok? Per vendere qualsiasi di queste cose, per vendere qualsiasi cosa, è fondamentale utilizzare delle call to action. L'acronimo di call to action è CTA. Chissà cosa sono le call to action? Ci sono i secchioni, vero? Sì, sì, sì. Le call to action fondamentalmente sono degli inviti all'azione, cioè noi dobbiamo dire alla persona che visita il nostro sito, che visita la nostra pagina, che cosa deve fare dopo aver letto un contenuto, che cosa deve fare dopo aver letto una scheda prodotto, perché nulla di strano che io entro su un sito dove c'è una scheda prodotto bellissima, quindi c'è in alto il prodotto, il prezzo, il bottone, poi sotto c'è la descrizione, però nella descrizione non viene mai inserito una call to action, quindi la persona dovrebbe risalire per andare a cliccare aggiungi al carrello. E perché io non glielo metto sotto in descrizione, ad esempio? Quindi gli semplifico in qualche modo la vita, gli do un valore aggiunto, un servizio, o magari gli metto una chat per cui dico hai dei dubbi, contattami e cerco di chiudere la vendita anche tramite bot e quindi risposte automatiche, ok? Quindi la call to action è fondamentale. La call to action come la dobbiamo andare a fare però, quando andiamo a creare il contenuto? Non dobbiamo dire clicca qui, compralo ora. Dobbiamo sempre cercare di utilizzare quelli che si chiamano trigger o elementali. Che significa? Se voi andate su Booking, trigger o elementali. Se voi andate su Booking, quando entrate sulla pagina abbiamo ultime due camere disponibili, in sconto solo per oggi, il migliore, tutte queste cose hanno dei colori diversi e sono dei messaggi diversi per il nostro cervello, non sono messi lì a caso, ok? L'obiettivo di Booking è spingerci verso la prenotazione immediata. Se noi pensiamo, facciamo rimandare quell'azione all'utente, automaticamente rischiamo di perdere una vendita e di conseguenza un guadagno, ok? Quando andiamo a strutturare il nostro sito, il nostro blog, dobbiamo sempre cercare di tenere a mente che tutto sia semplice, ovvero che l'utente possa raggiungere qualsiasi pagina del sito in soli 3 click, ok? Se io vado a fare un articolo che è per esempio ricetta della pasta con le sarde, che potrei monetizzare vendendo gli ingredienti che utilizzo piuttosto che le pentole, giusto per fare un esempio, anche perché poi Amazon, parlo di Amazon, ma ci sono centinaia se non migliaia di affiliazioni,
dico, Amazon ha tutti i prodotti possibili e immaginabili, anche quelli che non vi immaginate ci sono, quindi dico, basta utilizzare quell'affiliazione e fondamentalmente in teoria o in potenza si può monetizzare tutto. Quindi quando io vado a fare, dicevo, la ricetta della pasta con le sarde, se io vado a fare cucina, ricette, primi piatti, piatti tipici siciliani, ok? L'utente o arriva da Google, ma se è sul sito non troverà mai quella pagina. E allora che cosa devo fare? Devo andare a fare una struttura sul sito che sia una struttura che si chiama silo. Silo significa gruppi, questi gruppi di contenuti devono essere raggiungibili già dall'home page. Quindi ad esempio io farò una pagina ricette, dentro la pagina ricette, che può essere una categoria, io andrò a mettere tutta una descrizione di categoria dentro la quale c'è ricette siciliane, e nell'elenco delle ricette siciliane io potrei mettere già nella descrizione della categoria tutte le ricette siciliane che ci sono, ok? Quindi se poi vado a formattare bene la pagina, anziché avere un listone che non finisce più, magari ho tre colonne con le varie categorie, le varie sezioni, e io in due clic lo porto su ogni pagina del sito, ok? Quindi questo è un discorso. Le affiliazioni. La cosa bella di internet è che a differenza delle aziende locali che sono abituate a pagare a 60, 90, 120, 150 giorni, paga subito. Cioè io Amazon faccio un determinato fatturato, vendo una serie di prodotti il 31 marzo, io al 30 aprile ricevo il pagamento, quindi entro 30 giorni dall'accumulo delle commissioni ricevo il pagamento fino al 31 marzo, così di mese in mese, ok? Ecco perché le affiliazioni sono una cosa da integrare in qualsiasi sito. E di tanto in tanto mi viene chiesto, ma se io ho un e-commerce, ho un e-commerce di prodotti culinari, quindi di pentole, padelle, degance, eccetera, eccetera, perché dovrei portare le persone su Amazon? Anche lì è semplice. Il concetto di fondo è che bisogna sempre imparare a distinguersi, quindi fare qualcosa di diverso. Se noi abbiamo e-commerce di pentole e padelle, saremo competitor di tutti gli e-commerce di pentole e padelle. Se io però all'interno di quell'e-commerce vado a costruire tutta una sezione, qui do dei consigli, delle ricette, ok? Utilizzando le mie pentole e le mie padelle, quindi strutturando bene dei contenuti, vado a creare contenuti che su altri e-commerce non ci sono. Con le foto e video faccio vedere i miei prodotti, quindi fondamentalmente vado a fare product placement sul mio sito in maniera naturale, no? Per cui l'utente vede quel brand. Nel mentre gli dico magari quali sono gli ingredienti utilizzati. Potrei vendergli altri prodotti, ok? Quindi sto facendo tre cose in una. Uno, raggiungo più persone, perché magari una persona che cercava la ricetta della pasta con le sarde non sarebbe mai entrata sul mio e-commerce che parla di pentole e padelle, ok? Quindi potenzialmente raggiungo un pubblico molto più vasto. Due, sviluppo awareness, quindi faccio conoscere il mio brand a più persone possibili per vie trasversali. Tre, potenzialmente posso vendere poi i miei prodotti o altri prodotti che non mi vanno in concorrenza. Non è che io sto dicendo compratevi le pentole agnelli, ti sto dicendo comprati gli ingredienti, se vuoi li trovi qua, costano tanto, ok? Quindi questo per l'e-commerce. Lato blog, come spiego nel libro, io non ho creato un blog dove ogni articolo era compra questo, compra questo, compra questo, compra questo, perché se io faccio un blog o un sito di questo genere non ho credibilità. Tu magari entri sul mio blog oggi, dici, ah guarda, c'è questo prodotto interessante, lo compro. Entri domani, dici, c'è questo prodotto sicuramente interessante. Entri dopodomani, dici, ma questo ogni giorno mi vuoi vendere qualcosa. Quindi quando andiamo a fare un piano editoriale fondamentale per la riuscita di un sito internet, di un blog, di un e-commerce, di un progetto editoriale online, dobbiamo capire che ci sono diverse tipologie di contenuti. Ci sono dei contenuti informativi che rispondono a una precisa richiesta dell'utente. Ci sono dei contenuti transazionali che rispondono ad altre tipologie di richieste degli utenti. Poi ci sono dei contenuti branded, quindi magari la gente cerca un'informazione ma cerca già il nome del brand e il nome del sito, ok? Però tutte queste cose in realtà in qualche modo le posso sommare. Cioè quando vado a creare un articolo, la struttura del mio articolo
può rispondere a più domande, intercettando più domande degli utenti. Okay. Per fare questo però il mio articolo deve essere diviso in paragrafi. Non devo dare un blocco di testo unico. Magari potrei inserire all'interno dell'articolo un indice dei contenuti, come se fosse un libro, un ebook, quindi un indice interattivo, per cui l'utente, se vuole sapere come funziona, cliccherà su come funziona quel prodotto o servizio e arriverà a quella sezione. Se vuole sapere quanto costa, arriverà da un'altra parte. Però io nel mio contenuto non metto una sola call to action, quindi non gli dico alla fine, prima si deve leggere tutto il contenuto e poi alla fine compra oppure ottieni migliori informazioni. Io metto due o tre o più call to action a seconda della lunghezza del contenuto. Perché magari tu stai entrando sul mio articolo, sul mio contenuto, sulla mia pagina, perché sei interessato a comprare, quindi io ti devo dare subito la possibilità di comprare, anche se non hai letto una parola di quello che ho scritto. Oppure vuoi sapere qualche cosa, poi sei interessato a comprare, oppure vuoi leggere le testimonianze prima, ok? Quindi tutte queste sono tutte cose fondamentali perché un sito sia vincente, comunque riesca a vendere o a offrire i suoi servizi, i suoi prodotti, rispetto a un sito che non lo fa. Se poi noi non andiamo a curare tutta una serie di piccolezze che ci sono all'interno del sito, ad esempio il profilo personale, quindi il profilo con cui scriviamo, ok? Generalmente non ha avatar, non c'è la nostra immagine, quindi la persona si vede un'icona piccola, spero non sia admin, quindi cambiate il nome utente, si vede una persona piccola che si chiama admin e che non ha immagine. Sarà mai credibile rispetto a una persona che mette il suo nome e la sua foto? No. Un avatar, per esempio? No. Quindi tutte queste cose vanno a rassicurare l'utente all'interno del nostro sito. Se andiamo a trasmettere l'immagine piccola, mettiamo, a seconda della tipologia di sito, una pagina con gli autori o una pagina con le collaborazioni, o nella barra laterale una nostra foto in cui dice sono io che scrivo perché la mia passione è quello che sia, chiaramente andiamo a creare una pagina che ispira fiducia, la persona sa con chi sta parlando in quel momento, ok? Una volta che abbiamo creato i contenuti di vario tipo, quindi questi contenuti sono ottimizzati, rispondono agli interessi degli utenti e sono pubblicati, quei contenuti non vanno dimenticati, quindi noi dobbiamo dare a Google del tempo per indicizzarli, ok? Dopodiché, tramite degli strumenti, e oggi sono abbastanza accessibili, c'è Zoom che costa 29 euro al mese, c'è Semrush con dei piani abbastanza convenienti, ci sono una serie di strumenti, noi possiamo vedere ogni nostro contenuto, come si è indicizzato su Google, per quali parole chiave e che posizione ha in quel momento. Okay. Quindi se io vedo che il mio contenuto si è indicizzato per una parola chiave che magari non è presente nel testo dell'articolo, perché può capitare che Google capisca che quel contenuto risponde a quella domanda e quindi ti posiziona ugualmente, io quel contenuto lo vado ad ottimizzare, aggiornare. Okay. Il problema non è creare sempre contenuti nuovi, ma anche revisionare i contenuti che ci sono. Aranzulla.it, che non è l'ultimo arrivato, nel suo piano editoriale fa continuamente una revisione dei contenuti per aggiornarli, avere sempre i contenuti migliori e aggiornati. Quindi il motivo del suo successo non è che lui è arrivato prima, è che dietro c'è un lavoro non indifferente a livello editoriale, ok? Quando io vado a fare dei contenuti, se io faccio dei contenuti singoli e fra loro non li collego in qualche modo, che non è inserimento in categoria, ma è l'internal linking, io non creo un percorso per il mio utente, ok? Quindi se io all'utente creo un contenuto completo, bellissimo, e lascio quel contenuto là, poi ne creo un altro, poi ne creo un altro, sono tanti pezzi che non si collegano in nessun modo. Se entrate su monetizzando.com spesso vedrete che all'interno degli articoli ci sono vari rimandi a più contenuti pubblicati, ok? Questa cosa che cosa vi permette di fare? Vi permette di aumentare il tempo di permanenza sul sito e di conseguenza abbassare il bounce rate, aumentare il numero di pagine viste e al tempo stesso chiaramente avrete più possibilità di creare un rapporto con l'utente e o vendere. Ok? Se voi lavorate su queste cose che vi ho detto,
il livello del vostro sito, del vostro progetto, del vostro e-commerce la passerà da 0 a 5, da 5 a 8, ok? Quindi sono poche cose, ma che possono fare la differenza. Se poi volete sapere chiaramente come ho impostato tutto il blog da zero per arrivare a 30.000 euro, portare traffico, ecco il traffico, parliamo di una media, se non sbaglio, di 500 visitatori al giorno. Quindi non è una cifra tipo 6.000 visitatori unici al giorno. Cos'è il blog? Metodi per dimagrire.it si chiama. Ma se poi in caso vi possiamo parlare direttamente anche magari un articolo, come hai costruito un articolo per la vendita? Sì, certo. Fai, puoi prendere là direttamente quello che vuoi, così fai vedere anche come quello che ci ha detto, effettivamente poi come lo costruisce. Però in questo no, che è un po' quello che abbiamo detto durante la giornata, però diciamo che qua lo vediamo proprio concretamente su un sito che poi monetizza. Sì, qua deve essere un po' coerente, il computer tra l'altro è lentissimo. Ok, nel libro vedete che adesso è cambiata la grafica, ok? Questa grafica è cambiata da 2 o 3 mesi, il sintomo è partito con questa grafica, è cresciuto, si è evoluto, quindi ci sono state delle modifiche. Però se noi ci soffermiamo sul guardare alcune cose, dico, aspetta, il libro sta notifica. Grazie. Fungo reifica, Noderma lucidum, fungo medicinale, ok? Questo è il titolo. Allora, io potevo scrivere fungo reifica. Potevo scrivere Ganoderma lucidum, ok? Potevo scrivere funghi medicinali. Invece io cosa ho fatto? Ho messo prima di tutto fungo reishi. Perché ho messo prima questa parola? Perché è quella che ha un volume di ricerca più alto su Google, ok? Però anche fungo Ganoderma o Ganoderma lucidum viene cercato, ok? Di conseguenza ho inserito tutto il nome completo. Dopodiché ho inserito fungo medicinale e ho fatto una domanda. Non ho detto fungo medicinale. La domanda cosa fa? Crea curiosità all'interno della persona, per cui lo spinge a leggere. Ok? Se io vado a leggere la prima frase che c'è all'interno del titolo, cosa ho fatto? Io le ho dato reiche all'inizio, ho messo stavolta il fungo Ganoderma. Ok? Non è un caso che abbia messo il fungo Ganoderma. Qui parlo di fungo reiche e metto Ganoderma dopo, qui dico fungo Ganoderma. Ok? Reishi fa dimagrire, quindi c'è un'altra domanda. Quindi prima gli ho detto fungo medicinale, e tu dici fungo medicinale che cos'è, cosa significa, se non lo sai, quindi fa dimagrire è un'altra domanda. Ok, quindi automaticamente ti porto a leggere. E se tu vuoi invece comprare quel fungo? Io già nella prima schermata, qua il display è una risoluzione un po' piccolina. Comunque io già nella prima schermata, comunque dopo poche parole, ti metto un bottone grande, ok? Clicca qui e compra l'integratore BioReishi a base di Ganoderma. Perché magari c'è qualcuno che ha trovato il mio contenuto e non ne frega niente di leggere l'articolo perché già lo conosce ed è interessato a comprare un integratore. E hai l'affiliato. E lì c'è l'affiliazione, certo. Okay. Cosa serve per il metodo 3M? Serve per una serie di cose. Sì. Che è molto... Dopodiché, cosa ho fatto io? C'è un indice dei contenuti. Ci sono le origini, c'è il reishi in rosso, c'è il reishi in nero, ci sono le tecniche di coltivazione e produzione, ci sono le proprietà e i benefici, ok? Ora che cosa devo fare io? Mettevo la call to action alla fine di tutto questo? Sarebbe stato un articolo troppo lungo, quindi se uno scende all'interno dell'articolo, reishi in rosso, metto un'immagine, ok? L'immagine a che cosa mi serve? A spezzare il contenuto, quindi anziché trovare un blocco di testo, se che lì c'è una pausa. E quindi lo leggi più comodamente. Se tu vedevi un articolo troppo lungo, certo, se tu vedevi un articolo troppo lungo, magari ti saresti spaventato. E dici, vabbè, leggo fino a là. Oppure scendi giù, hai l'immagine, parlo di un altro fungo, c'è un'altra call to action, un altro bottone. Continuo a scendere, ok? L'utilizzo dei paragrafi, l'utilizzo dei grassetti, dei sottolineati, del corsivo, delle citazioni. Ok? E c'è un'altra call to action. Quindi non lascia mai che l'utente vada troppo avanti prima di compiere l'azione. Lui può leggere le informazioni di base e poi sa quali sono i benefici. Mentre io gli faccio vedere i benefici, però gli sto cercando l'immagine di un prodotto che è a base
che quindi ha tutti questi benefici. Quindi cosa succederà? Se l'utente cliccherà su quel bottone, arriverà su una landing page dove si vede la foto di questo prodotto, e quindi dice, è lui, lo compro. Ok? Quindi nulla è lasciato al caso quando si vanno a creare dei contenuti. C'è un'altra immagine, ci sono ancora informazioni, perché dove si compra? Okay? Perché magari c'è qualcuno che cerca su Google dove si compra, dove comprare il fungo Reishi. E Google, siccome vede che questo articolo è fatto bene, è molto completo, mi va a posizionare, ok? E quindi magari mi posiziona per dove comprare, ma mi posiziona anche per tutte le altre ricerche. Quindi, ancora una call to action, controindicazioni, effetti medici collaterali, micoterapie e funghi medicinali, ok? Alla fine io cosa ho fatto? Ho preso un video presente su Vimeo, l'ho embeddato all'interno del sito. Questo video, che dura 8 minuti, non si deve sentire, 45, cosa mi permette di fare? Mi permette di aumentare il tempo di permanenza sulla pagina. Perché se c'è qualcuno appassionato di funghi medicinali, state tranquilli che vede il video e se lo guarda tutto. Certo. Ok? Abbassando la frequenza di rimbalzo, per Google questa pagina è molto interessante, perché l'utente è entrato su questa pagina e non è uscito dopo 10 secondi, ma è rimasto 8 minuti. Per rimanere 8 minuti ci deve essere qualcosa di interessante, ok? Quindi chiaramente altre informazioni. Qua c'è un box con le recensioni che mi permette di avere dei recensioni in petto, che possono essere anche gli utenti. E qua l'articolo è finito. Ok? E poi ci sono delle recensioni, dei commenti. Come non l'ho messa pure alla fine la call to action? Perché alla fine stavo dando delle informazioni che non erano quelle sull'acquisto del prodotto, quindi nel mio caso se lo volevi comprare l'avevi visto mille volte. Qua sotto ti parlo di micoterapia e funghi medicinali, quindi magari se tu arrivi per questa sezione non te ne frega niente di comprare il prodotto, ok? Okay. Quindi alla fine si chiude l'articolo in maniera finita, ok? Però se io vado su questo sito, come dicevo, ci sono anche articoli come diventare insegnante di Pilates, non ti devo vendere niente qui, ok? Però siccome fa parte della categoria salute e benessere, siccome il Pilates fa anche dimagrire, c'è un articolo più piccolo dove ci sono dei link interni, ok? Perché se io clicco su Pilates sarò interessato a vedere che arrivo su un'altra pagina, e dove ci sono ancora una volta tutte le informazioni, questa volta su Pilates. Però io che cosa ho fatto? Non ti posso vendere il corso di Pilates, ma ti posso prendere un libro con l'enciclopedia degli esercizi di Pilates, perché l'insegnante di Pilates potrebbe essere interessato a costare. Quindi tu hai sentito un po' di mandrine, in teoria ci hai citato 1000 prodotti che puoi vendere. Esatto. Cioè, da tutte le persone che hanno intenzione di dimagrire. Esattamente. Tipi di categorie che fanno benessere. Come vestirsi per fare Pilates, ok? C'è pure l'abbigliamento. Se ti vesti per fare Pilates, devi avere l'abbigliamento per fare Pilates. Ora, se questo è quello che ci è quasi diabolico. C'è un studio sugli argomenti. C'è un po' di maestro con le sue strumenti. Lui ha visto tutte le domande che erano disponibili. Poi ha costruito degli argomenti. Hai verificato su uno sponsor, quindi hai aggiunto. Quindi gli altri hanno mandato il risultato. Quindi già tu con questo hai. Sì, se cliccano là si sono. Hai venduto gli spazi, giusto? Quelli non sempre in affiliazione sono. Però possono essere contattato per vendere spazi, ok? Okay. Su questo articolo del Pilates, il Pilates fa dimagrire, io vado a inserire un altro link, fare addominali per dimagrire, ok? Aspetta, tu ci metti qua, lo strumentino per fare l'addominale. No, qua non ci dovrebbe essere nulla, qua non ci dovrebbe essere nulla, un tappetino. Cioè, però anche qui c'è il video, anche qui c'è il video, ok? C'è anche un infografico, no, no, certo. E alla fine ci sono tutti i benefici e le controindicazioni, no, quello su cui bisogna stare attenti. Ok, tutto qua. Buon lavoro. Ecco.
Dimmi. Dal punto di vista, essendo in Italia, purtroppo, sì, tra parentesi, fiscale, sì, come gestisci questo tuo modo di lavorare con gli affiliati? È più facile, più difficile? No, 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 è una semplice partita io. Fondamentalmente tu ricevi delle commissioni pubblicitarie perché stai vendendo dei prodotti o dei servizi. Però riesci a ottenere un buon guadagno, diciamo, decente, anche se abbiamo passati. Sì, è chiaro che ci sono le tasse da pagare, quello che vogliamo tutti, però dico, ci sono per qualsiasi partita IVA. Okay. Ma scegli tu i tuoi... Tu consideri il libro, si chiama da 0 a 30.000 euro con un blog, però se tu vai a leggere il libro effettivamente, vedrai uno screenshot dove vedi che il guadagno generato da quel network di affiliazione che uno solo in questo caso sono 37.800 euro. Okay. Quindi io dico, non sono 30.000, sono 30.000 più o meno quelli netti, perché comunque se tu ci metti che sono 37.800, le tasse, spese, eccetera, eccetera, ti resta. Le affiliazioni le cerchi tu? Le affiliazioni le cerco io, certo. Poi c'è un sito che si chiama monetizzando.com, dove c'è l'elenco.